Monti ha precisato nel pomeriggio di non aver fatto nessuna apertura a Vendola. Idee rispettabili, ma non sono in linea con gli interessi del paese. So che la tormenta, no, ma, questa domanda. Ma no, ma non tormenta niente, cioè, proprio non ci faccio caso, non riesco a mettere la testa su questa discussione qui. Noi abbiamo una coalizione con Vendola, appunto. Chiediamo che gli italiani diano il 51% del Parlamento a questa coalizione, lo useremo come fosse il 49%, saremo aperti, amichevoli, poi ognuno farà i suoi conti, non voglio stare con tutti i problemi che ha sto paese, la questione, il problema è Vendola, mi sembra proprio una roba esagerata. Anche il bipolarismo, dice Monti, a cui voi avete dato una faccia, ha consentito a questo paese di non prendere le decisioni che occorrevano. È la vecchia teoria di Casini, non ci vuole il bipolarismo, ma qui ci vuole del lavoro, qui ci vuole un po' di lavoro per questo paese, uscire dalla crisi, vedere come fare a risolvere i guai che abbiamo. Io queste discussioni, non partecipo a queste discussioni, mi spiace, ma non partecipo a discussioni astratte sul bipolarismo, perché abbiamo ben altri problemi adesso. Soprattutto dobbiamo pensare di mettere in moto un po' di investimenti, dare un po' di lavoro. E quindi, oltre ai piani, mi piacerebbe fare un po' di investimenti sui trasporti, ecco, perché credo che adesso dobbiamo andare molto molto al concreto, perché siamo abbastanza nei guai. Se perde le elezioni si dimette o resta segretario del PD? Ma guarda che sono... Tanto non perdo le elezioni, per tua informazione, così ci scambiamo le idee. E poi ho già detto da tempo che in ogni modo io l'anno prossimo non sarò più segretario del PD, perché la ruota deve girare. Io ho dimostrato che la sto facendo girare la ruota. Guardate come saranno le nostre candidature, guardate quel che abbiamo fatto, le primarie, farò girare la ruota. Quindi in ogni caso io non sarò più segretario del PD l'anno prossimo. Quindi è ora che si faccia avanti qualcun altro. Dopo la tappa beneventana, Pierluigi Bersani entra in sala quando il Teatro Gesualdo è ormai gremito. Sul palco Caterina Lengua apre l'incontro con il saluto al segretario del PD, seduto in prima fila tra i candidati irpini, e alle rappresentanze dei lavoratori dell'Irisbus e dei forestali, quest'ultimi da 9 mesi senza stipendio. L'onorevole senatore Enzo De Luca, in pochi minuti, sottolinea l'emozione per una campagna elettorale che dovrebbe portare in Parlamento una significativa rappresentanza irpina. Tra gli applausi, Pierluigi Bersani sale finalmente sul palco. Nel suo intervento ripercorre i passi del PD, dall'uscita di Berlusconi, che ha portato al governo tecnico, fino alle primarie di Natale. Passi, sottolinea il segretario, da cui emerge l'affidabilità di un partito che, rispetto alle promesse che stanno piovendo dai suoi competitors, lo rendono credibile. Un partito aperto alla partecipazione, che non fa personalismi, che ha messo davanti a tutto gli interessi dell'Italia e che, nonostante i tanti dubbi legati alle scelte fatte in questo percorso, ha mantenuto le sue promesse.